Vediamo adesso quello che capita quando invece abbiamo delle resistenze in parallelo. Chiaramente vediamo cosa significa che le resistenze siano in parallelo. Abbiamo il nostro generatore, qui una prima resistenza, una seconda e via discorrendo. Scriviamone 3 per comodità. Quindi diciamo che le resistenze sono R1, R2 ed R3. Anche qui andiamo a segnare i capi di queste resistenze. A e B, segniamo A' e B' e A secondo, B secondo. Se I è la corrente, diciamo, che il generatore è in grado di fornire. Beh, arrivato al primo nodo, vi ricordate la prima legge di Kirchhoff? Dice che questo inizia a dividersi. Quindi qua ci sarà una I1, qua una corrente I2 e qui, segniamola qua, una corrente I3. Ciò che invece rimane invariato in ciascuna, diciamo, di queste situazioni è la delta V. Quindi ai capi di A e B, A' B', A2, A secondo B secondo, è il delta V. Quindi le resistenze poste in parallelo hanno in comune la differenza di potenziale. Quindi che cosa avremo? Che quella corrente I totale sarà data da I1 più I2 più I3 in applicazione della prima legge di Kirchhoff applicata ai nodi. Ma di ognuno vediamo quanto vale. I1 sarà delta V fratto R1, mentre I2 sarà delta V fratto R2, I3 delta V su R3. Andando a sostituire, che cosa otteniamo? Delta V su R1 più delta V su R2 più delta V su R3. Hanno tutti in comune un delta V, mettiamo in evidenza 1 su R1 più 1 su R2 più 1 su R3. Bene, adesso un po' come abbiamo fatto prima. Ci andiamo a chiedere, esiste un circuito equivalente tra resistenze poste in parallelo che creano lo stesso effetto? O meglio, se abbiamo un generatore, quindi c'è un'unica resistenza equivalente, qua sempre gira la I, qui diciamo c'è il delta V, in maniera quindi che ci sia una resistenza equivalente. Beh, anche qui che cosa accade? Che delta V uguale R equivalente per I. Se ricaviamo la I da questa relazione, quindi che è la prima legge di Ohm, abbiamo delta V fratto R equivalente. Ma se i circuiti sono equivalenti, la corrente deve essere la stessa. Quindi possiamo eguagliare questa relazione con quest'altra. Vediamo cosa otteniamo. Delta V fratto R equivalente uguale delta V per 1 su R1 più 1 su R2 più 1 su R3. Ma adesso delta V e delta V sono la stessa cosa, quindi che ci rimane? Segniamolo qui. 1 su R equivalente uguale 1 su R1 più 1 su R2 più 1 su R3. Chiaramente se ci fossero state più resistenze sarebbe stata la stessa maniera. Quindi qui come possiamo riassumere ciò che accade? Che l'inverso di ciascuna resistenza equivalente, diciamo del circuito equivalente, o meglio l'inverso del reciproco, è dato dalla somma dei reciproci di ciascuna resistenza. Da qui è vero che è possibile ricavare una formula inversa, diciamo che ci dia direttamente la R equivalente, ma capite bene che
mentre può essere agevole ricavarla se fossero due, quindi facciamo il minimo con i multipli, invertiamo tutto. Quando iniziano a essere 3, 4, 5 resistenze, la cosa diventa più complicata. Tant'è che la cosa che si suggerisce di fare quando c'è da calcolare la resistenza equivalente di un circuito con n resistenze in parallelo è di calcolare proprio numericamente i vari reciproci, quindi 1 su R1 più 1 su R2 più 1 su R3 più fino all'ultimo 1 su Rn, sommarli, una volta trovato, fare il reciproco e quello sappiamo essere, quindi per capirci sarà 1 fratto quei reciproci R1 più R2 più 1 su R3. Va bene, è così, chiaramente se ce ne fossero altri.